Questo stupore che mi fa entrare, che mi fa conoscere, lo stupore che mi procura, che mi fa affrontare, che mi fa incontrare il motivo per dire il mio sì a Cristo, per dire il mio sì all'uomo, per dire il mio sì all'amore, questo motivo che è la bellezza, è qualcosa, vi devo confessare, che mi sta letteralmente riempiendo il cuore. Questa bellezza che mi aiuta a dire sì. Pensate a Madre Teresa di Calcutta. Io ho letto i suoi scritti, il suo diario. Cosa ha portato questa piccola donna, a lasciare una congregazione dove lei già era suora, insegnava, era piuttosto affermata, per poi lasciare tutto, non avere le idee chiare della sua vita, non avere la certezza di ciò che le sarebbe accaduto. Qual è stato il motivo essenziale che ha spinto questa donna, che poi ha creato quello che ha creato, che poi ha fatto quello che ha fatto, se non la bellezza dei poveri? Questo Dio che in un viaggio dice a Madre Teresa: ho sete di anime, ho sete dei poveri tra i poveri, cioè gli ultimi tra i poveri, perché anche, ahimè, come vi è una classifica tra i ricchi, vi è anche una classifica tra i poveri. E Madre Teresa si è lasciata incantare dalla bellezza di questo Dio che si è fatto povero tra gli ultimi, tra i poveri dei poveri. Qual è stato il motivo per cui Pio da Pietrelcina ha detto il suo sì a Cristo? E sia Padre Pio che Madre Teresa, attenzione, non hanno negato la ragione, ma nel momento in cui hanno riconosciuto la ragione, ecco che hanno aderito alla fede. Dicevo, qual è stato il motivo del sì di Padre Pio al Signore? Se non la bellezza della croce. Questa bellezza della croce che lo porta a un certo punto a chiedere al Signore di essere e di partecipare alla sua passione, ai suoi dolori, la bellezza di un amore che si dona. Ma potremmo fare tanti altri esempi di persone canonizzate, di santi e meno santi. Ma qual è, per esempio, il motivo per cui una mamma, un padre, una coppia dice sì al Signore ogni giorno, come il giorno in cui hanno detto sì sull'altare, il giorno del loro matrimonio? Qual è il motivo, se non la bellezza della loro unione, la bellezza del loro amore, che anche se imperfetto, comunque lo sforzo di amarsi quotidianamente deve richiamare la bellezza dell'amore che Dio ha per la Chiesa e ha per ciascuno di noi. È la bellezza che ci aiuta a conoscere Dio, noi stessi, l'umanità, il mondo e la felicità. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.